Guardi, le colpe dei conflitti. Io sono un cittadino italiano e come cittadino sono un estimatore e un difensore della Costituzione italiana. L'articolo 11 della Costituzione italiana ripudia la guerra. Io ripudio tutte le guerre. Il problema non è trovare chi ha la colpa, il problema è evitare che le guerre ci siano. Quindi sono d'accordo con qualcuna delle persone che è intervenuto nel dire che in queste situazioni e in tante altre situazioni precedenti e in tante altre situazioni di guerra in questo momento nel mondo, la diplomazia sta sbagliando completamente l'approccio, soprattutto dal punto di vista culturale. Ci sono dei blocchi, c'è un ex blocco sovietico, un ex blocco atlantico, ora c'è un grande blocco orientale cinese. O noi capiamo che dobbiamo far condividere tutte queste culture, ognuno nel nord del proprio paese con le grandi differenze, con un Quindi, grande sforzo di ricerca di punti di contatto e di amicizia tra i popoli, oppure questa forse è l'inizio dell'ultima guerra. scusi, quindi fa bene Lukashenko a dire venite con le bombe atomiche in Bielorussia, voi russi, le mettete qui, Guardi, fa bene così, fa Lukashenko, io non bene, so fa quale bene? canale ha sentito oggi. Ascolti, io non so quale canale ha sentito oggi. Io ero qui alla conferenza stampa di Lukashenko oggi. Sì. Lukashenko ha smentito categoricamente, sia per telefono col presidente francese Macron, sia davanti alla stampa internazionale, che sia partito un solo missile dalla Bielorussia nei confronti dell'Ucraina. E non ho problemi a crederlo perché sono qui da giorni e c'è una situazione di assoluta tranquillità e serenità. Ma soprattutto c'è la Nessuno voglia ha del popolo protestato, non ha bielorusso. visto proteste, non ha visto Io proteste non ne in ho vista strada, neanche uno, le dico, ho fatto quindi l'osservatore. è tutto Durante il referendum falso. ho visto gente che andava a votare, seggi con la musica dal vivo, con i bar aperti, con le persone che partecipavano in Vabbè, assoluta serenità e tranquillità. Se poi hanno fatto un teatrino ad occasione di tutti gli osservatori internazionali, credo sia abbastanza folle pensare questo. Ma io non voglio difendere nessuno, né Lukashenko che si difende benissimo da solo, né Putin. Io vorrei dire all'Italia, all'Europa, ai nostri connazionali di cercare di evitare la guerra. Questo è l'interesse. Credo che l'approccio che dovremmo avere tutti quanti ma dovrebbe scusi, essere De Sì, ricercare abbia l'amicizia con gli pazienza, De altri Sì, popoli. ma come facciamo a evitare la guerra se la guerra è già partita dai suoi amici russi? Mi permetto di dire, Silenzio, sono suoi questa amici guerra russi. non sono Abbia miei amici russi. pazienza, è un dato di fatto in questo Non sono caso. miei amici russi, i miei Vabbè, amici sono italiani, lo allora. ripeto, io sono un patriota italiano. Allora, se lei ascolta un attimino, io direi come la penso. Io credo che, come hanno detto anche gli amici ucraini, quella guerra che è nata in Ucraina nasce nel 2014, da un cambiamento di governo ucraino molto traumatico, che ha portato non Zelensky, ma alcune frange neonaziste al governo del paese ucraino. Alcune popolazioni russofone stanno cominciando a combattere una guerra per l'indipendenza. Questa guerra ad oggi ha portato 14.000 morti e io faccio la somma totale sia dei cittadini ucraini, militari ucraini, sia dei cittadini del Donbass e sia dei cittadini civili. Ora io vorrei chiedere a lei, agli osservatori internazionali, dov'era la diplomazia internazionale mentre morivano 14.000 cittadini in Donbass? Come si è fatto a sottovalutare una crisi di guerra così forte ai nostri confini? Ci accorgiamo oggi che lì c'erano dei morti e dei bombardamenti? Io credo che questa cosa sia abbastanza incredibile. Io non voglio difendere nessuno, non è mio dovere. Gli italiani, l'interesse italiano in quanto parlamentare, Vabbè, e Cerno e Friedman, Cerno, l'italiano non un avrà attimo. nessun vantaggio da questo avanzamento del conflitto e da questo cambiamento dei rapporti di forza.